mi ricordo il mio primo set, insomma, io facevo l'assistente volontario alla regia, cioè volevo imparare a fare questo mestiere. E andai da un regista che era Monicelli, gli chiesi in moviola, mi ricordo lui stava montando una cosa con Ruggero Mastroianni, col fratello di Marcello, che era un grandissimo montatore, e gli chiesi di poter fare l'assistente volontario. L'assistente volontario voleva dire reggere l'ombrello, portare i caffè, bloccare il traffico. Quindi tutta la teoria che avevamo messo in piedi, no, e tutti i film che avevamo visto e tutta la cinematografia di paesi, no, molto lontani da noi, mi aveva portato un po' fuori strada. Insomma, questa è un po' la sensazione. Cioè, mi aveva portato un po' fuori strada, perché poi tutto si riduceva invece al lavoro quotidiano sul set, cioè, e anche con gli attori. Io vedevo Monicelli con gli attori, vedevo come si comportava, vedevo come... ed erano attori, io ricordo, era il primo set della mia vita, c'erano Liv Ullmann, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Bernard Blier, Stefania Sandrelli, Attina Cenci e Giuliana Desio e Giuliano Gemma, insomma, c'erano tantissimi attori importanti, un cast importante. Però Monicelli, che era un grande regista, anche molto esperto, aveva 70 anni in quell'anno, stava lì, insomma, e mangiava pane e formaggio con loro, cioè stava, insomma, le battute, le cose, tutto molto, no, sembrava il palazzo dell'ONU, perché ognuno parlava una lingua. E Nicola Piovani faceva le musiche, mi ricordo, ogni tanto veniva sul set, così, eccetera. Però c'era quest'area di cosa piccola, cioè la misura, no? La misura del contenere tutto questo... Prego, buongiorno. Prego, no, prego, prego. Tutta questa, no, questo cast enorme, internazionale, attori, attrici veramente importanti, tra l'altro per la prima volta in Italia, alcuni, cioè, insomma... però l'atteggiamento era di... anche da parte loro... Bernard Blier si divertiva a fare cosette, giochini, cose, battute, cioè, era tutto molto legato al, appunto, all'artigianato, cioè una cosa piccola che poi magari diventava enorme, perché poi quello che veniva fuori era un film importante, no? Mi ricordo che vinse un sacco di premi, però la dimensione del lavoro, credo, quello lì è stata, quella è stata la prima esperienza vera, mi fece molta impressione, perché appunto tanta teoria, tanto piacere di sé che spesso chi si accosta al cinema può avere, in realtà poi si misurava appunto tutti i giorni con i macchinisti, con le zeppe, con la luce, con quei cestini, con le cose, insomma. E ho mantenuto sempre questa misura qua, perché ogni volta che vado su un set mi piace rapportarmi con le persone e capisco che poi il film si fa attraverso altre 20 persone che sono i capi reparto e poi altre 20 persone che sono gli assistenti dei capi reparto. Insomma, è una dimensione artigianale, nobile quanto vogliamo, ma sempre artigianale.